Ciao Seba, Come stai? Tutto come stai? Tutto bene? Tu come stai? bene, grazie. Vedo subito che hai tutte le magliette lì dedicate. Il museo, come i vecchi, il museo. Vivi di ricordi ormai, solo di No, ricordi? no, 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 no. Ricordi belli, ma per fortuna il presente e il futuro promettono grandi cose, quindi va bene. Seba, io vedendo la tua storia, vedendo tutte le domande che ci sono arrivate, no? Grande passato, futuro visto addirittura nel vino, io ne voglio parlare con te perché voglio capire che cosa hai in mente, visto che l'Italia comunque, partiamo da questo, è parte ancor più di quella che è la tua francesità, perché è parte della tua vita. Ma sì, la parte più importante della mia vita. A livello calcistico, quasi tutta la mia Eh carriera l'ho sì. fatta in Italia. Abbiamo fatto cose bellissime, insomma, tante squadre, tante emozioni, tanti ricordi e poi. Anche a livello di vita, io penso che l'Italia non ha niente da invidiare a nessuno. È una città così bella. È un Oggi sei paese, tornato. scusa, è un paese così bello. Perché mi è arrivato un messaggio, pum, dei cuori viola ricordando Firenze Oh. e subito, pam. Allora, da lì partiamo per forza di cose. Oggi hai postato un video della tifoseria. Oggi è arrivato anche l'annuncio, no? Che in Italia tornerà anche il 20%. A te forse hanno dedicato uno dei cuori più belli della nostra Serie A, no? Con i capelli di Frey, ce l'hai ancora firmato sul tuo sito. Penso che per un calciatore, no, è un motivo di orgoglio essere riconosciuto della tifoseria anche. Sì, è un grande motivo di orgoglio, ma non solo allora della tifoseria fiorentina, perché devo dire che ricevo tanti messaggi da tutti i tifosi dove ho giocato e anche non, ma ovviamente, come ho sempre detto, a Firenze c'è stato ho giocato più tempo lì, quindi Certo. sicuramente ho più emozioni, più ricordi, più cose belle da raccontare, ma io sono stato a Parma, sono stato da Dio, Milano uguale con l'Inter. Nel Verona, insomma. Ecco, siccome ricostruiamo un po' tutti i passaggi, all'Inter arrivasti dicendo prima no alla Juventus, tu poi sei diventato un po' un simbolo di Come fai a ricordare questo? Che Ho letto, non ne ho mai parlato, non ne ho mai parlato, penso Allora che no, tanta perché la gente verità non lo sa neanche. è perché io ho letto addirittura di Zinedine Zidane. No? Che è cresciuto a Cannes esattamente come te, e tu gli dicesti di no alla fine, perché poi tu sei diventato più in là anche un simbolo di anti-juventinità, no? Per altri versi, perché comunque No, vestendo la maglia dell'Inter, della Fiorentina, sì, grandi rivali della Juve. sportivamente parlando, sì, poi se parliamo di cose concrete, la Juve va rispettata Certo. insomma, per quello che hanno fatto in questi anni, e quindi quello, ovviamente sportivamente, ho giocato nella Fiorentina dove c'è questo Certo. odio, nell'Inter c'è odio, nel Parma c'è odio, insomma, nel Genoa uguale, nel Verona Pure. uguale, e quindi sai, quando indossi una maglia insomma, farla parte fino in fondo, tra virgolette, quindi ripeto, Certo. calcisticamente assolutamente sì. Poi obiettivamente no, obiettivamente un club sicuramente da prendere esempio. Senza Però no, all'aiuto di allora Zidane hai detto no. è successo. Ti racconto, ma è strano, guarda, perché è la prima volta che ne parlo di questa cosa qua. Bello, bello, dai, abbiamo sto scoop allora che ne Nel parliamo. sì, nel 96-97 ero in nazionale giovanile e mi arrivano un po' di proposte. Tra cui la Juve, ma mi sono spostato con mio padre, con l'agente mio dell'epoca, sono andato a vedere le strutture, sono andato a vedere il centro sportivo, il vecchio centro sportivo della Juve, mi avevano detto che se venivo avevo anche una Fiat in omaggio, insomma, no, ma poi avevo parlato con Moggi e anche col figlio Moggi. E ovviamente, sai, vedi, cambio. Era la prima volta che vedevo, per dire, Del Piero dal vivo, questi qua che finivano l'allenamento, ma è stato. E poi, sinceramente, il fatto di pensare di andare così presto via da casa, da solo, ti dico, mi sono un po' spaventato. E la casualità fa che alla fine dico di no e rimango nel Cannes. L'anno dopo faccio l'esordio in Serie A a 17 anni, e poi da lì, ovviamente, sicuramente prendo più confidenza, più sicurezza, più maturità senz'altro, e poi ovviamente l'Inter che mi ha chiamato, non ho più potuto dir di no.
Che cosa ti colpì di quel colloquio con l'Inter? Si Aspetta, legge c'è uno che che arrivò mi dà un Zenga. pronostico stasera a Roma-Manchester. Vai. Io guarda, non lo so, ma faccio il tifo per le italiane rimaste in giro per le coppe. E quindi a questo punto, stasera faccio il tifo per la Roma. Bravo, rimani tifosissimo delle italiane. Ti chiedevo che cosa ti colpì invece ai tempi del colloquio con l'Inter. C'era Zenga, si parlava, no? Che ti venne anche No, come leader. allora, Walter, è successo che Walter. Io firmo praticamente a dicembre perché firmo? Perché all'epoca il Cane aveva bisogno di soldi e l'Inter era l'unica squadra. Guarda, c'è Alban Lafont con noi stasera. Alban, ça va mon ami? Come ci va? Belle saison. Portierone, bel Sì, sì, portiere sì, quello, sì, eh. sì. Très belle saison, hein? C'est bien, on lâche pas jusqu'au bout et après on verra. J'espère pour toi qu'il va se passer de belles, très belles choses. Cos'è Un che gli hai grosso in bocca al consigliato? lupo. Perché io mi sono tirato fuori, il francese non lo so. Alban sta facendo una bella stagione col Nantes, da protagonista, anche se la squadra non sta andando bene, si gioca la salvezza, però lui personalmente sta facendo una bella stagione e quindi io gli auguro il meglio, ma insomma ci scriviamo anche in privato e sono sicuro che troverà una squadra alla sua altezza che, dove potrà esprimere le sue qualità. Seba ormai lo ricorderò Ormai sempre ti il vino ricordo. bianco. Allora, mettiamo in chiaro questa cosa col vino di Vai. Zizi. Perché a breve vi faremo questo annuncio devastante che una grande casa italiana farà del vino anche a nome mio. Sì. Qui ci sarà del rosso, del bianco, del rosé, anche un rosso in una sorpresa, insomma, bella. E ovviamente questa casa mi ha mandato un po' di bottiglie di già dei campioni insomma, che hanno le loro etichette. Ma la bottiglia di Gigi era lì per caso, perché alla fine io stavo bevendo quella di Roberto Carlos, Sì. che è tra l'altro favolosa, Fantastica. spettacolare, e quella di Gigi l'ho messa lì praticamente e alla fine questo video si è visto solo quella di Gigi e l'ha ripresa anche la Gazzetta, e per quello. Ma No, non è un rosso tu adesso ti Valpolicella. sei buttato, ho visto sui vini pugliesi, no? Ho Sì, visto. allora non è rosso Valpolicella. Allora, ragazzi, sarà il rosso sarà 50% primitivo e 50% Merlot, Sì, per le mie origini un po' francesi. certa. Bianco 100% Malvasia e un rosato 100% anche lì Malvasia sarà. E poi c'è una sorpresina che arriverà dalla Toscana anche, non dico altro. Ah, però vedi, tu hai questo aspetto. Cosa ti ha legato al meridione italiano? Visto che comunque tu non l'hai mai vissuto in primis. T'ha colpito, ti è piaciuto, ti sarebbe piaciuto stare qualche anno lì? E la mentalità, io credo che l'Italia è bella ovunque, poi ovviamente ci sono dei posti magari un po' più freddi che possono essere al nord, e io trovo che al sud sono sempre stati tutti calorosi, c'è un clima veramente piacevole, la gente sorride, io mi ricordo andavamo a giocare giù in Sicilia, in Sardegna, piuttosto che tornavamo con una marea di regali, cannoli, la cassata, queste cose qua. Ma sai, sono cose che al nord, o Non magari ci anche sono, in Francia, certo. no, no, non succede, è una questione di mentalità. E io ho sempre apprezzato questa cosa qua. Poi sono in contatto adesso con questa casa che il domain si chiama Fabio Cordella, che è Sì, ho in Puglia, visto. vicino a Lecce. Ovviamente anche il clima si presta molto per fare il vino. Allora, Mara, visto che è la sommelier più giovane d'Italia, ti dice: quando verremo a trovarti a Nizza, per fare le riprese, ti portiamo qualcosa di siciliano, visto che lei è della Sicilia, è la sommelier più giovane, quindi fidati della sua Con scelta. grande, grande, grande piacere. Hai avuto possibilità, insomma, il vino è qualcosa che è nato come passione di te, già durante la carriera, ho visto più che altro. Ai tempi, forse le tue passioni erano i motori quando giocavi. Vedo di Ma grandi sì, acquisti di ho un macchine. po', sì, ho un po' di un, ho poche passioni, ma sono passioni che tuttora mi tengo, perché alla fine mi piacciono le macchine, mi possono piacere anche gli orologi, queste cose qua. Il vino, tu pensa che l'ho iniziato a scoprire in Italia? Pensa. Certo. Nonostante tu Da venga dalla Francia e lì non è da meno. francese,
C'ho un mio amico francese, tu pensa che mi scrive aperitivo Seba. Oh, je t'attends à la maison depuis la semaine dernière encore, eh? Je te le dis, eh? Ma com'è lì si possono fare gli aperitivi adesso? No, E per niente. quello che, è per quello che me lo dice, ce lo stiamo sudando questo aperitivo da... Ormai ci facciamo le video aperitivi, sai? La domenica ci mettiamo a casa un bicchierino Quella con la video. telecamera. Eh sì, adesso forse tra non moltissimo riapriranno, quindi insomma, lo speriamo per Dai, dai, tutti. allora appena riaprono le frontiere veniamo a trovarti così facciamo una bella giornata. Gli interisti oggi mi chiedevano, intanto cos'è la cosa che ti ricordi di più dell'Inter? Perché ci sono aneddoti riguardo un tuo infortunio, riguardo al 6-0, cos'è che la prima cosa che ti viene in mente quando parli dell'Inter? Beh, l'Inter è stata la prima grande squadra dove sono stato. La scoperta, il toccare con la mano, i campioni, i veri campioni. Questo Certo. per me, insomma, è stata un'esperienza bellissima. Sul vino c'è ancora, posso chiederti chi è il tuo enologo? Hai un enologo Me in Puglia? stesso, me Te stesso. No, stesso? è Fabio, no, è Fabio Cordella che è proprietario dell'azienda e anche lui comunque quello che adesso me lo sta preparando, come dicevo, tornare al vino sarà soprattutto il rosso, sono curioso di assaggiarlo, che sarà un 50% primitivo e un 50% Merlot, quindi anche per lui sarà una novità e Certo. insomma lo assaggeremo il 10 maggio insieme, ragazzi, molto Bene, bene, bello. allora aspettiamo questa. Riguardo invece l'infortunio in piscina, era tutto vero No, quando eri. non è stato niente vero questo purtroppo, sai, ho imparato da lì a scoprire quanta cattiveria o quanta invidia la stampa può avere nei tuoi confronti e quanto può toccarti, allora, a me personalmente, perché se mi toccava all'epoca avrei fatto una smentita o addirittura sarei andato a Certo. denunciare. Non l'ho fatto perché me ne fregava, devo dire che tuttora c'è qualche pirla ancora che me lo chiede, la mia piscina non è mai stata vuota, ogni tanto me lo chiedono, ma penso insomma, più per prendere in giro. Sì, No, sì, sì. no, ho avuto un trauma cranico perché sono caduto, in effetti, ma in nessun modo mi sono buttato in una piscina vuota. Questo è stato allucinante, questo probabilmente mi ha fatto capire che io avrei sempre dovuto avere una distanza con la stampa perché, insomma, non faccio il nome perché non si merita di essere Certo. nominato, ma era insomma, stiamo parlando di un giornale di colore rosa, che lo sai che è un po' la Bibbia del calcio in Italia. sì. Vedere questa bomba qua è un maledetto questo, ma alla fine, guarda, come vedi, io ho fatto la mia carriera bene, È a grandi livelli, guarda qua, la sicuramente chat sta messo peggio lui di me, guarda. sicuramente, sicuramente. Seba, la chat sta impazzando con il tuo coro perché, come ti ho detto, è una delle cose che è più rimasta Hanno per noi. ragione, hanno Nelle ragione. cose che leggevo in questi giorni, Seba, tu dicevi, oggi voglio spiegare a mio figlio e alla nuova generazione chi era il fenomeno, chi era Ronaldo. Tu che l'hai vissuto vicino, era veramente il giocatore più forte di tutti, quello che veramente ha cambiato un po' anche il nostro calcio, anche come stile dentro e soprattutto fuori dal campo, come icona. Ma sì, perché io penso che lui ha rivoluzionato il ruolo dell'attaccante, perché un giocatore così completo all'epoca non ce n'erano. C'era chi era magari, che ne so, ti posso dire un Batistuta che era fenomenale davanti alla porta, una potenza, però magari di testa un po' meno, o aveva così, ti posso dire un Del Piero che sicuramente è giocatore stratosferico, però magari fisicamente un po' meno strutturato di Ronaldo. Cioè, ti posso fare un paragone con un sacco di campioni mondiali, Certo. soltanto che lui era completo, aveva Sì. tutto ciò in uno stesso giocatore e in Italia era un po', ma anche nel mondo del calcio era un po' la novità e lui, da lui poi sono arrivati dopo i vari Ronaldinho e poi ovviamente negli anni Certo. nonostante tutti i campioni. Poi c'è stata un po' insomma, la dinastia di Messi Ronaldo.
Cristiano. Assolutamente, che ancora prosegue fino ai giorni nostri. Ai tempi tu avevi vissuto anche un Inter di Roberto Baggio, ho visto che eri rimasto anche molto colpito di quel San Siro nell'Inter Real Madrid, un San Siro che tremava ai tempi, a proposito di tifosi, no? Di quanto siano importanti. Era una Inter di altissimo livello e tu iniziavi da lì il tuo cammino. Assolutamente, beh, e l'anno che arrivo, ovviamente, sai, quando ti alleni con tutti questi campioni hai solo da imparare, ma sai cosa ho imparato di più da questi campioni? Penso l'umiltà, perché erano già dei campioni di fama mondiale. Ronaldo, insomma, aveva già vinto un pallone d'oro, Roberto Baggio non ne parliamo, perché insomma Roberto Baggio è veramente... Ciao Marco, un abbraccio! sai, vedere, c'è questa foto mia dell'esordio a San Siro, molto sì, emblematica, che un ragazzo di 18 anni, un esordio a San Siro con quasi 80.000 allo stadio, davanti c'ho il mio capitano Ronaldo e il capitano della Fiorentina Battistuta. Questa foto per me rappresenta la Serie A dell'epoca, cioè questa foto parla da sola, il meglio, tutti i più grandi giocatori al mondo volevano venire in Italia all'epoca. Cosa è vero, che è vero, c'era un appeal per il nostro calcio, probabilmente in quel momento era il campionato più importante del mondo, perché era seguito e voluto da tutti, poi non a caso venivano i grandi campioni. Io ho una curiosità che si estranea un pochettino da questa fase della tua vita. Nel 2006 tu vivi da protagonista della Serie A, non vai ai mondiali, ma un francese che vive in Italia, che vive costantemente il nostro campionato, come hai vissuto quel periodo lì quando l'Italia vinse i mondiali, c'erano sfottò, come era vissuta? Allora, te la racconto, ovviamente non sono andata a mondiale perché a gennaio mi sono rotto il ginocchio. Sì, poi facciamo una parentesi Genoa, che me lo stanno chiedendo, che insomma anche lì Assolutamente. è stato parentesi difficile, ma così bella, quindi... Ofwed. Allora, ti stavo dicendo, Sì, quindi 2006. devo saltare, insomma, non sono più tra i protagonisti o tra i selezionati. Per la mia nazionale. Durante il Mondiale sono andato per l'Adidas a fare degli Sì. eventi a Berlino, quindi ero comunque sul posto a promuovere Adidas, insomma, per loro. E ti racconto questo aneddoto che è stato devastante, perché poi avrebbe potuto, ma per un niente. Cos'è stato Italia-Germania? Cos'è stato, semifinale? Italia Germania semifinale 2-0. Ecco, io sono a vedere la partita con l'Adidas Italia in quel momento, perché avevo un po' di amici così, e sono nel box dell'Adidas Italia. Ovviamente, insomma, quella partita penso che è storia, veramente. Al gol di Del Piero, fai conto, nello stand dell'Adidas, in ogni box erano tutte le maglie con i manichini appesi così, e nell'alzarsi casca un manichino. E io ovviamente esulto, perché contento per l'Italia, Certo. ovviamente. E nel rialzare il manichino lo prendo e c'è la maglia della Germania. E in effetti sembra che io faccia una cosa che non mi sarei permesso di fare col manichino, un gesto abbastanza Ah, volgare. ok. Passa un responsabile dell'Adidas internazionale tedesco, vede questo. Ah, mi è arrivata una lettera, Ah, volevano, insomma, sì? voleva, ovviamente una persona non può, insomma, intervenire in un contratto importante con un'azienda importante, però mi era arrivata una lettera chiedendo spiegazione, per farti capire, ma io ero lì con l'Italia e quella partita ho goduto. Poi, sai, la finale, se ti devo essere sincero, io sono stato in nazionale, quindi Certo. non ho mai rinegato le mie origini, quindi devo rappresentare il mio paese, quindi dispiaciuto per come è andata la partita in generale, però sì, dentro di me comunque, poi lo sai, nell'Italia ci sono tanti giocatori che sono amici, compagni Sì, e scompagni, esatto. quindi sai, alla fine ero molto contento per loro, Certo. poi dispiaciuto per la mia Per la tua nazionale, nazione.
Però ovviamente, cioè, non mi ha fatto schifo che ha vinto l'Italia, Dice, se proprio perché... doveva vincere un'altra, meglio l'Italia che Bravissimo, ecco, l'altra. bravissimo, bravissimo. Giusto così. Ti arrivano tante domande anche sul calcio di oggi. Ti compreresti mai una squadra di calcio? Qua No. sparano il Taranto. No, ma no, non che sia il Taranto un'altra squadra, no, perché l'ho detto, questo mondo ultimamente lo vedo talmente cambiato che non mi affascina più quanto da giocatore. E, no, preferisco guardare, magari tifare le squadre dove ho giocato, sostenere magari degli amici. Così, però, insomma, no, preferisco starne un po' fuori adesso. Quindi nel calcio di oggi non vorresti più rientrare, ho visto che la tua academy per i Sì, ragazzini farò delle insegni. cose nel mondo del calcio che non saranno attaccate a una squadra. Poi mi sono Ok. anche abbastanza esposto ultimamente con, sai, hai visto, Sì. c'è un affetto nei confronti miei, da parte del tifoso Fiorentina, ovviamente reciproca la cosa. Io ho detto, se un giorno chiudo gli occhi, dovesse rientrare nel mondo del calcio, ma così io rientrerei a Firenze e basta, se no me ne sto per conto mio. E quindi va bene così. Non a caso ho visto che hai festeggiato anche la vittoria della Fiorentina, la primavera della Fiorentina. Quanto manca per tornare a quei livelli Firenze? Insomma, sta un po' soffrendo la Fiorentina la mancanza di quei livelli alti che voi giocatori portaste addirittura in Champions. Al giorno di oggi manca un progetto, quindi bisogna ripartire da un progetto con delle idee chiare, con le persone giuste, poi da lì, come hanno fatto chi c'è stato prima, nei miei tempi, cioè una squadra che si è salvata alla penultima giornata, l'anno dopo progetto ripartito, abbiamo fatto 3 anni di Champions praticamente, Europa League, quarto, quinto in classifica, questo la chiamo avere un progetto. Certo. Capito? Comprare i giocatori per comprarli o senza creare una squadra o cercare di dare il contentino anche alla piazza, ma senza un obiettivo preciso, alla fine ti fai del male, un po' quello che è successo, ma mi dispiace perché quando sento che io tutte le colpe non le voglio dare alla squadra, perché i Certo. giocatori non sono, ovviamente i giocatori c'è sempre un poter far di più, ma questo è Questo è chiaro. normale. Io penso che anche se arrivi in finale di Champions League qualcuno ti dirà Potevi fare di più. Potevi far di più, hai capito? Certo, E quindi certo. così. No, adesso mi stanno chiedendo parere su, insomma, i due portieri della Fiorentina. Io obiettivamente, ragazzi, io penso che Drago è sotto gli occhi della critica. Vedo, però obiettivamente per me ha fatto bene quest'anno. Io credo che delle partite in cui la Fiorentina ha giocato peggio o ha limitato i danni o a un certo punto è riuscito anche a far guadagnare anche un punto, che non è poco in una squadra in Certo. difficoltà. E poi dietro c'è Pietro, che ci scriveva ogni tanto, un ragazzo simpaticissimo, tutte le volte che è stato chiamato in causa, io credo che si è fatto trovare pronto e quindi, insomma, avere un Certo, secondo di così, livello. io credo che sia un lusso in A una proposito di squadra portiere, che... ti chiedono anche chi è il dopo Andanovic. Secondo te, che idea ti sei fatto? Perché prima o poi l'Inter passerà oltre, no? Ragazzi, io mi sono esposto mesi fa riguardo a questo, ho preso insulti, sono dovuto giustificarmi perché prima di tutti l'ho detto che io ho un rispetto nei confronti di Samir per quello che ha fatto nell'Inter. Io credo che al giorno di oggi il capitano non ha rubato niente a nessuno, è un premio un po' per la carriera e il vissuto nell'Inter. Mi auguro che lui possa alzare questo trofeo aspettato da anni, che sarebbe lo scudetto, Certo. perché se lo merita. Ma come tutti noi, io credo che i portieri non sono immortali. Noi arrivando a una certa età, comunque, vedi il livello fisico che cala, e lo vedi magari che lui per me ha fatto una bella stagione, ha avuto un momento di calo, ma chi non l'ha avuto quest'anno? Chiaro. Tutti i portieri che sono stati in Serie A quest'anno, Gigio ha avuto un calo, Szczęsny ha avuto un calo, tu guardi le top squadre. Ci sono stati dei momenti in cui sono stati dei problemi, quindi io non vedo perché sarebbe drammatico, considerando che poi l'Inter adesso concretamente si gioca lo scudetto. Io credo che Sì. a fine stagione
però ho detto che l'Inter è giusto che cominci a guardarsi in giro Intorno. per il Certo. dopo Samir, perché prima o poi la storia finisce da protagonista, ma io mi auguro che Samir possa rimanere nell'Inter, magari ad aiutare chi verrà anche in società, come magari ha fatto Toldo all'epoca, che io credo che sia una bella ricompensa per un giocatore ricevere anche da non protagonista l'affetto dalla piazza e la Certo, i nomi che riconoscenza. tirano fuori in chat sono quelli che poi di cui si sono Sono discussi, Musso e quelli, Meret. sì. No, sì, discorso che allora, tra Musso e Meretti in questo momento ti direi Musso, perché Musso ha dimostrato. Sta dimostrando ed è pronto. Meret deve dimostrare ancora, anche Certo. se ha un potenziale enorme. Pasquale mi ha scritto: sei grasso? E certo, perché mi bevo sempre un bicchiere alla salute di chi mi dice che sono grasso. Quindi stasera mi bevo due bicchieri Due, alla bravo. faccia tua, due, così la smetti di scrivere cagate. Grande Seba. Sì, Ti volevo Silvestri anche, chiedere. Silvestri dell'Elas per me ha fatto una grande stagione quest'anno. Beh, sì, ha fatto. Lì, che ricordo hai di Verona? Comunque, Comprandelli fu il tuo lancio. Sì, Verona è stata probabilmente la tappa più importante della mia carriera perché sono arrivato nell'Elas che è stata neopromossa. Una squadra che all'inizio ha faticato, eravamo in difficoltà, poi sono entrato, la casualità fa che sono entrato, prima partita migliore in campo, poi non sono più uscito e la squadra poi è iniziata a girare molto bene. Poi fine stagione sono stato eletto miglior giocatore del campionato, Sì, non solo vabbè. miglior portiere, e da lì praticamente ho capito che la Serie A era il campionato che volevo e ovviamente appartenevo all'Inter, quindi il destino era di tornare all'Inter. Assolutamente. E poi da lì è iniziata la tua grande storia anche con il Parma. So che è una domanda fatta all'opposto, è sempre meglio esaltare le qualità delle grandi parate, ma c'è un gol? Io qualche settimana fa ero a Terni in compagnia di Riccardo Zampagne che te ne fece un incredibile. C'è un gol che dici, mamma mia, guarda, non ci potevo fare niente, addirittura quasi da complimentarsi per il gesto tecnico. Cito quello di Zampagne che fu un gol eletto come il gol del È stata 2007, la rovesciata? quella Ah. rovesciata, sì, proprio a Firenze, 2-2. Sì. Beh, sai, ci sono stati ho avuto la fortuna di giocare contro grandi campioni, quindi ci sta che dei gol, tra virgolette, imparabili, Ci sono. li puoi prendere. Mi sono sempre chiesto, sempre riguardato per magari cercare di capire di poter fare. Lela non esisteva. Di poter cercare di migliorare, far di più autocritico così, però obiettivamente quando sai, uno fa certi tipi di gol, a un certo punto bisogna anche alzare la mano e dire anche bravo. Certo, e per quanto riguarda invece le tue grandi parate, c'è una giornata, una parata che ricordi con grande piacere, un qualcosa Ma che dici quella è stata il top? ce ne sono un po' di partite veramente belle. Una che conta è una delle più importanti, ma per il peso di quella partita è stato lo spareggio col Parma contro il Bologna, perché con insomma un paio di interventi importanti il Parma è rimasto in Serie A, e quindi pesante. Poi insomma a Fiorentina ci sono state un paio di partite insomma con la Lazio in casa. Ma c'è stata anche contro la Roma, che era tra l'altro il giorno del mio compleanno, finì 0-0. Infatti, vedi, ma ci sono state così tante Sì, no, partite qua belle. continuano nella chat a Sì, inserire. l'Everton, perché è una partita che ho a cuore, perché raramente c'è stata una partita così subita e alla fine siamo riusciti a vincere. Poi Liverpool è storica. È Certo. storica perché insomma eravamo all'epoca che poi dopo di noi è arrivata anche l'Atalanta a fare quell'impresa lì, a vincere a casa loro in Champions, forse una e non ricordo neanche nella storia della Champions era riuscita a batterla là ad Anfield Road,
Noi ce l'abbiamo fatta, ma ce l'abbiamo fatta, guarda, mi ricordo che faceva freddo, pioveva, e nonostante quello tu arrivi a Anfield Road, un sacco di tifosi viola, e io dicevo, ma dove sono arrivati tutti? Hai capito? Ed è stata sofferta bella, mamma mia, guarda. Poi sai, Liverpool, Anfield Road, È una magia. sai, tutto l'insieme, tutto l'insieme. Voi riuscivate con la Fiorentina in quell'anno a fare grandissime imprese. Poi ci fu quella partita col Bayer, dove veramente secondo me, anzi lo chiedo a te, come era andata? Perché poi si parlò di gara rubata, insomma, eravate una squadra che se la giocava veramente con il Bayern Monaco. Vedi te, quando noi, non dico mettiamo sotto perché non voglio mancare di rispetto, ma noi Certo. abbiamo veramente messo in difficoltà in casa loro, il Bayern Monaco, squadra che poi arriva in finale quell'anno Sì. lì, e ovviamente il risultato è stato condizionato da un gol di 2-3 metri in fuorigioco, non mezzo metro dove dici vabbè, non c'è il VAR, non c'è la VAR, così. Lì è stato veramente malafede. Poi ci sono state le conseguenze, arbitro dopo quella partita radiato a vita di competizioni internazionali. Insomma, cioè, ragazzi, cioè. Sì, dicono 2 metri di fuorigioco, ma era sotto gli occhi di tutti, chiaro. Per un giocatore però che sta facendo l'impresa, sa di essere la squadra meno forte, sta riuscendo a fare un'impresa, ti senti rubato di qualcosa alla fine della gara? Ma tutto il mondo, io credo che tutto il mondo si è sentito rubato. Si è sentito rubato al posto nostro, non Sì. solo il popolo fiorentino, perché è stato così clamoroso che alla fine tutti gli dispiaceva, ma quell'anno lì ti garantisco che vincerla non potevamo vincere la Champions perché c'erano delle squadre più forti di noi. E per dire Certo. l'Inter quell'anno è l'Inter del triplette, l'Inter era più forte di noi. Probabilmente il Bayern, però, vedi su un episodio. Poteva anche cambiare. Oh, scusa che è entrato Fabio Del Vino, Fabio Sì. Cordella. Fabio, abbiamo parlato mezz'ora del vino. Non Eh? vediamo l'ora di assaggiarlo noi, Guarda, quindi. c'è una lista qua, tutto il mondo lo vuole assaggiare, quindi appena lo presentiamo sono affari tuoi dopo. Ha detto che il 10 No, lanciamo tutto, quindi se siamo qua il ad aspettare. 10 c'è la presentazione ufficiale. No. Ti dicevo, non era. Però noi quell'anno lì abbiamo messo sotto Liverpool, Lione, un'altra volta. E quindi quando vedi che non sei inferiore al Bayern Monaco, cioè Certo. magari sognare di andare avanti ancora un altro turno, hai capito? Sarebbe stata una bella ricompensa per noi quell'anno, io Ecco, penso. tu che adesso parli di questi sogni, insomma, la Fiorentina ai tempi sognava, l'Atalanta negli ultimi anni sogna, quando è uscita la notizia della Superliga, La Roma vince, ragazzi. la Roma vince 2-1, quando è uscita la notizia della Superliga, Seba, che cosa hai pensato? Subito. Ho pensato il calcio è ammalato e sta morendo. Ho anche pensato il calcio è diventato una dittatura, che alla fine sopravvivono i più grandi, devono sopravvivere, le più piccole devono morire. No, non sono, ma è stato allora, magari proposto in un altro modo, Sì. sai, quando dopo vieni a sapere che sono 3 anni che c'è in ballo sta cosa qua, il lunedì lanciano la bomba, si parte senza avvertire nessuno, senza avere un confronto, senza chiedere il parere anche di chi sta sotto, perché il Certo. calcio, a me è quello che, il calcio è di tutti, non solo dei grandi, il calcio è di tutti, devono essere coinvolti tutti. Cosa vuol dire fare una competizione Solo dove dici i certo. grandi saranno più ricchi e i poveri saranno ancora più poveri? Hai capito? È Cioè, oh, uno dei po, motivi po che ti allontana un po' sì, dal ecco, calcio. c'è il mio grande amico che ha fatto una diretta, me la sono persa, Andrea Mazzantini, che no, scusa, sono stato con lui all'Inter quando sono arrivato professionista. Sicuramente ho imparato, come ho detto, da lui, da Pagliucone, Sì. ma lui, tu pensa nel tempo, poi ci siamo persi di vista, lui è andato a giocare, ha fatto una bella carriera nel Perugia, è stato una garanzia nella Serie A. Ci siamo ritrovati dopo e ti dico, dopo ho anche scoperto che a livello umano ho trovato un bel personaggio, quindi guarda,
Mazza, ti abbraccio forte. Beh, lì all'Inter tra Pagliuca, Lucescu che ti lanciò, cioè eri veramente nelle condizioni, anche se eri molto giovane. Non è Lucescu, non è, è il Jaguar, è Castellini che era in panchina quella partita. Ah sì, ok. Non mi parla di Lucescu perché Lucescu veramente rapporto zero. è un uomo con cui hai tagliato, no? Ma non è che ho tagliato, non ho mai legato, non ero in condizione in quell'Inter di aprire bocca, ma sai, non sono stupido, quando vedo che Lucescu è nello spogliatoio, salutava solo Ronaldo, Zamorano, Simeone, Zanetti, sai, cioè, insomma, cioè, vabbè, diciamo che per fortuna ho conosciuto allenatori molto più intelligenti, molto più umani. Tipo Prandelli? Tipo altri allenatori. Tipo, ok, va bene, non facciamo nomi. Siccome ti commenta anche Goalkeeper Mania, no? Una pagina, perché ha fatto la diretta con Mazza, guarda, e mi ha fatto un ricambia le belle parole, ma sai, io ho sempre detto che, sai, quando sei più giovane, cose che sei un po' perso anche oggi, sì, tu devi avere l'umiltà di ascoltare i più grandi, a prescindere che magari se sei più forte o no. Chi è più anziano di te? Lo devi rispettare, lo devi ascoltare, hai capito? E sicuramente questo io l'ho fatto con Mazza, con Pagliucone, certo. Perché cioè, loro erano davanti a me, io assorbivo quello che facevo in allenamento, hai capito? E questo, secondo me, oggi si è un po' persa questa cosa qua, il rispetto verso adesso prima c'era il rispetto di chi era più anziano di te. Sì. Sai cos'è adesso il rispetto? Quello che vedo adesso, rispettano chi ha più followers di te su Instagram. No, guarda. Sì, no. Ridi perché c'è da ridere, ma non c'è solo da ridere, perché io la trovo così triste questa cosa qua. Certo. No. Dici, si è perso quel senso di rispetto nei confronti dei grandi senatori dello spogliatoio. Eh sì, e si vede, ma si vede, guarda. Vedi anche Mazza, guarda, continua anche in base ai soldi, perché Andrea adesso è anche un giornalista, lavora in una TV a Perugia, sì. Insomma, noi ci confrontiamo anche spesso, ma non pensi che ci sia più rispetto per i procuratori? Diciamo che i procuratori di adesso non aiutano anche loro. Anche loro, prima non era così. Io ti dico, il mio procuratore era Branchini, penso che era il miglior procuratore al mondo, hai capito? Guarda, sempre sentito tutto. Aspetta, uno sta scrivendo FUC, fuck, dai, mancano tre lettere. QZ, V9, fuck you too, with love. Non ne lasci passare una, tu le... Ma no, ma perché sono questi sfigati così che vogliono apparire, siccome dirette raramente ne faccio adesso, perché faccio altre cose così, certo. C'è sempre un pirla, hai capito, che arriva, vuol darsi importanza. È giusto prenderlo subito di mira. Seba, parlavamo del ruolo del portiere, no? Tu che investi anche su questo, nella crescita magari dei prossimi giovani, che cos'è il ruolo del portiere? Quando lo spiega ai bambini... Perché è il ruolo sicuramente più particolare dell'11, è il ruolo più bello del mondo, perché sei da solo in uno sport di squadra, quindi per sopravvivere devi essere più forte psicologicamente, devi essere più forte, insomma, ovviamente anche in campo, perché se no concedi un sacco di gol, un sacco di errori. E in più ti devo dire che c'è un'evoluzione continua nel ruolo. Vedi che adesso il portiere è ancora più coinvolto nel gioco, nella costruzione. Sì. E questa a me piace perché ti rende il portiere ancora più partecipe al gioco, all'azione. Il portiere, oltre ad essere l'ultimo difensore, oggi diventa il primo attaccante. Ad impostare. C'era anche prima, perché nelle mie generazioni a Parma con Prandelli siamo stati, penso, i primi a ricercare questa cosa qua,
E a me piaceva perché veramente uno scrive: sono seduto male o mi fa male la schiena? No? J'ai mal au dos, frérot. J'ai mal au dos. Il a plu toute la journée aujourd'hui. J'ai mal au dos, vraiment. Ti chiedono anche cosa pensi di Gigi Donnarumma, di quello che è successo nell'ultimo match, insomma, una prestazione non all'altezza e poi anche quella foto con Reina, sono scatti comunque. Ti sei fatto un'idea su Gigio? Mentre qua arrivano anche altre domande. Su quale ti stai concentrando, Seba? Via dalle palle, ci vuole rispetto, non siamo in comunità, stronzo. Foc lo dice al tuo spacciatore. Ah, non a me, spero, diranno a quell'altro, perché io ce l'avevo con un pirla che ha scritto, no, No, insomma. Scusami, cos'è che dicevi? dico, hanno scritto anche su Gigio Donnarumma, insomma. Ragazzi, Gigio mi sono tanto esposto ultimamente, ho detto la mia, non voglio adesso parlarne troppo perché adesso è veramente c'è una situazione in più. Sai, l'episodio contro la Lazio, Sì. ok? Che vediamo alla fine, insomma, questo sorriso dopo una sconfitta. Sicuramente in altri tempi, in un altro momento. No, ma lo so che non dici a me, ecco, è per quello. E in altri tempi sarebbe in questo momento, che è un momento così delicato, io penso che se vuoi ridere, scherzare col compagno, un ex compagno, perché sono stati insieme, ci sta, ma fallo nello spogliatoio, non Certo. agli occhi. E tu sai che gli occhi sono tutti puntati Subito. su di te adesso e da un po' di tempo. Vedi, è stato un po' maldestra la cosa, poi su Gigio. Io ho detto, io se fosse Gigio, insomma, rinnovare e essere la bandiera di uno dei club, e lo dico, lo sai, cioè, io sono stato nell'Inter qui a parlare del Milan, se voglio essere obiettivo, il Milan è uno dei club più importanti, più blasonati al mondo, se Certo. parliamo concretamente. E io non, insomma, la scelta per me sarebbe molto veloce, Certo, però sai. sarebbe Ovviamente torna al discorso, dietro ci sono interessi, procuratori, c'è tutti miliardi di cose procuratori e quant'altro. e questo, fare un salto a punta Sieve. È il nonno Jorgi, nonno Jorgi in Danimarca, adesso c'ha agenzia di autobus. Ah sì? Beh, ce ne sono tanti che poi hanno investito fuori dal calcio. No, ma Tu lui, mi dici. tu sai che Jorgensen, a parte gli scherzi, sai che ci sono stati, soprattutto quando vai in ritiro l'estate, lui a volte guidava lui perché lo faceva di Ah sì? lavoro. Sì, ci guidava lui col pullman. Ma era uno dei calciatori sicuramente di maggior qualità, lui. Chi l'ha visto, chi me ne parla, mi dice uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Jorgensen? Sì. Ma sai perché? Perché probabilmente. A uno mi scrive: Per non ha Instagram, Per c'ha lo zaino e va in giro per il mondo. Ecco, no, tornando, scusa, Ricordo. tornando a Martina Jorgi, Sì. ma sai perché? Non era sicuramente un fenomeno come poteva essere Mutu, magari o altri Certo. giocatori, però era un giocatore indispensabile perché è un giocatore che lo potevi mettere ovunque e avrebbe sempre fatto la sua partita. Guarda, lui è nato come offensivo. Gli ultimi anni con la Fiorentina giocava terzino destro, Sì. capito? E non ne ha sbagliata una di partita. Sicuramente questi sono giocatori che sono super mega utili per una squadra, per un allenatore. Sai che hai un buco, gli dici: guarda, vai a giocare, lui va a giocare e fa la sua partita. Questi sono giocatori fondamentali per una squadra. Ti farò una domanda un po' più importante. La tua top 11, te la sentiresti di metterti No, la top 11 con cui hai no, non giocato? perché no, me la dovrei scrivere, ragazzi. No, no. È lunga, è lunga. La lista è troppo lunga, hai giocato Sì, con no, troppi perché devo giocatori. pensare di non far rimanere male, devo Poi pensare. rimane fuori qualcuno, quindi No, no, no. niente. Una domanda invece di mio interesse. In Italia io seguo le categorie inferiori, la Serie C, la Serie D. Da lì si parte con dei giovani imposti dalla Lega, quindi due, quattro giovani sempre presenti all'interno dell'undici titolare. Tante volte questa scelta ricade il giovane e il portiere.
Tu che cosa pensi quando hai presente questa regola innanzitutto? Cosa pensi dei portieri giovani che cercano di far gavetta, quindi dalle basse categorie? E cosa pensi soprattutto di chi impone di mettere il giovane magari in porta pensando che il portiere giovane sia meno un disvalore rispetto a un attaccante giovane? C'è una domanda del Genoa anche dopo, ricorda su Sì, quella dopo su quel Genoa assolutamente che l'abbiamo Prezioso. lasciato in sospeso. Non so cosa risponderti. Io penso che bisogna puntare sui portieri perché il problema, magari ultimamente un po' meno, ma il portiere non puoi pretendere che il portiere, soprattutto se inizia giovane, possa fare una stagione senza un errore. E Certo. ovviamente in Italia il primo errore, pum, croce sopra. Bisogna dar fiducia ai Certo. ragazzi. E non bisogna giudicare per una partita, facciamo una valutazione per una stagione. Allora sono d'accordo, se il ragazzo per una stagione non va bene, perché sicuramente Chiaro, non chiaro. si merita un posto, hai capito? C'è qualche tifoso della squadra che seguo che giustamente mi sottolinea il portiere della squadra che seguo io ha 42 anni quest'anno, ne fa 42. Cosa pensi invece di quelli che non riescono a smettere, che vanno oltre ogni sfida, come Gigi Buffon? Allora, il tuo portiere non lo so e gli fa sicuramente onore. Io la mia idea su Ti Gigi. dico sportivo esemplare, lui ogni giorno campo di allenamento, quindi su quello mi ha spiegato i suoi segreti. Ma sai, il portiere io penso che lavora il doppio dei giocatori. Quello purtroppo, per fortuna, ce l'abbiamo dentro. Ed è una cosa che è così bella, guarda, tante volte i giocatori ci dicevano: perché non smettete? Ma perché ci piace. A me piaceva tornare nello spogliatoio esausto, voleva dire che mi ero allenato bene e tornavo a casa contento. E no, volevo tornare su Gigi. Ti dico, con la carriera che ha fatto Gigi, con il vissuto di Gigi, sinceramente io, insomma, io quando ho visto che mi ero un po' stancato, smesso, capito? Non mi è mancato, penso di aver fatto la scelta giusta. Per me Gigi doveva fermarsi 3 anni fa e lasciare quell'immagine, pum, capito? Certo. Veder Gigi in panchina, no, Non ha senso, per dici? la carriera che ha fatto. Non mi fa impazzire quell'immagine lì, hai capito? Sì. Però alla fine no, È è il così mio. difficile capire il momento, Seba, capire quando lasciare, Per quello che mi guarda, l'ho capito. Io ho sempre detto: finché vado al campo motivato, contento, non mi pesa andare in ritiro così, vado. E dopo la Turchia ero arrivato psicologicamente in fondo, eppure potevo tornare, insomma, potevo tornare. Abbiamo Potevo lasciato ancora in tornare sospeso tutta la il parte invece riguardo Genova, visto che arriva proprio poi verso la fine, no? A Genova invece come andava? Quello stimolo c'era ancora, il Marassi, insomma, Erin. Allora, il Genoa sì, perché c'è stata una rottura con la Fiorentina per i motivi che ho già detto, che sapete, per un dirigente irrispettoso, Sì. capito? E quindi c'è stato a malincuore, sono dovuto lasciare la Fiorentina. C'erano tante proposte, poi anche per motivi personali che avevo i miei figli non lontano, ho trovato, insomma, tra le richieste c'era anche il Genoa che Preziosi mi chiamò, era convinto, contento di prendermi, mi ha trattato da grande giocatore. Non ci ho pensato 2 volte, poi ti dico, avevo delle squadre veramente importanti dove ci sarebbe dovuto essere una trattativa lunga, così ho detto no, è meglio e sono contento. Sono state 2 stagioni lunghe, però un'esperienza bella. Ricordiamo che il Genoa è il club più antico d'Italia, è uno degli stadi più belli da giocare, è l'unico stadio all'inglese che abbiamo in Italia. Andrebbe un po' ristrutturato adesso, Come tanti, purtroppo. Però è stata una bella esperienza, l'affetto dei tifosi, insomma, l'affetto dei tifosi c'è sempre stato e quindi ricambio questa cosa qua. Sì, mi Ecco. scrivono, penso che tu sei venuto per l'Europa.
Ma se voi vi ricordate, se voi vi ricordate, fino a metà campionato noi eravamo terzi o quarti in classifica con Malesani, poi Malesani è stato mandato via dopo l'ultima partita prima della sosta natalizia, Sosta. perché abbiamo perso 3 o 4 a 0 contro il Napoli. Allora che eravamo quarti in classifica e il presidente ha deciso di cambiare, esonerare, e da lì siamo caduti a picco, perché penso che, insomma, Malesani, che ti piace o non ti piace, io un personaggio che adoro, ci faceva star bene, ci allenava bene, un bel personaggio piacevole, ne capisce di calcio, perché ne capisce di calcio. Insomma, se decide il presidente, è stato così, poi da lì siamo andati a picco, ovviamente. È Ti chiudono vero, di Cagliari, ma ti chiudono. è È vero? vero, sì, è vero, dopo la mia. Dopo la, quando è stata la mia prima stagione in Turchia, insomma, il Cagliari, che era in Serie B, però come obiettivo di tornare in Serie A, mi aveva contattato, ma contattato concretamente. Ti dico la verità, ci ho pensato anche tanto, e poi alla fine sono rimasto in Turchia. Ma sicuramente la scelta sbagliata, perché in Turchia ho avuto dei problemi. È quello che ti ha fatto E... smettere poi? Ma tutto l'insieme, sicuramente psicologicamente mi ha un po' stancato. Poi sono tornato a casa ed ero veramente, di testa ero veramente cotto. L'idea di ripartire, esatto, ho preso lo storari dopo, di ripartire in ritiro, mi pesava, allora che prima non mi ha mai pesato. E gli ho detto: sono segnali, preferisco lasciare l'immagine di me, che, Certo. insomma, appassionato così. Ma guarda, sono contento, perché non rimpiango mai questa scelta qua, quindi vuol dire che probabilmente ho fatto la scelta giusta. C'è chi ti propone anche al Foggia, insomma, ti volevano tutti nella propria Al sud mi squadra. volevano tutti, che fortuna! Ma perché non ci avevi pensato concretamente, non so, una piazza come Napoli? C'è stato un momento in cui tu eri uno dei quartieri più ambiti della Serie A, potevi andare in Allora, qualsiasi club. guarda, parlando del Genoa, c'è mio amico Matuzalem. Grande. Guarda, io e lui andavamo, guarda, un anno così bello con questi ragazzi, tra cui lui, andavamo a pescare sempre, io e lui. Ok. Guarda, sì, lui, guarda, e lui è un altro giocatore di quelli. Cioè, allora, da avversario dicevo: ma che caga, che è. E da compagno, quanto ho apprezzato avere un giocatore che non mollava mai su un pallone, che voleva mangiare l'avversario. Quando ce l'hai nella tua squadra, dici: wow, oggi c'è lui, va bene. E così è Meno stato. male In che c'è. più, sì, no, ma in più al personaggio, ma tu andavi a pescare un po' di pesciolini noi, dove era? A Renzano. Ah, da Renzano, ok. Vabbè, partivate da lì, da Genova, quindi sì, era eh sì, comodo. Sul sud, veramente non c'è stata mai occasione. Sì, Dicevamo prima c'è Cagliari. stata l'unica occasione, l'unica, sicuramente la più concreta, è stato quando sono stato dall'Inter dovevo andare o all'Elas Verona o al Napoli. Ho Ok. scelto l'Elas perché, insomma, era anche vicino a casa, sai, ero anche molto giovane, quindi sicuramente ho fatto, ti voglio bene, Matu, grazie. E ho fatto una scelta così, e quindi, sai, il Napoli, io rimango affascinato tutte le volte che vedo, quando andava a giocare, è una bolgia veramente, poi una squadra che ha fatto la storia. Però sinceramente, dopo, quando giocavo col Parma, il Napoli era in Serie B, era, o addirittura in serie, Sì, era sì, gli sì. anni dove era fallita, e Sì. quindi sono dovuto risalire. Poi a Firenze, sinceramente, Eri già al top. io Ma sì, mi viene da dire che non eravamo per niente inferiore, sia come piazza che come squadra, al Napoli, quindi, insomma, ero in un'altra grande squadra. Sì, però ti senti che potevi fare qualche anno in più in quei club proprio big che dici quelle per vincere i campionati? No, le squadre big le ho giocate, sono quelle che mi sono meritato. L'Inter ho un'esperienza bellissima, ho un ricordo bellissimo. Ho deciso per la mia, come posso dire, progressione, per migliorarmi anche di testa,
di cambiare aria, perché Certo, ero anche probabilmente giovane. avevi bisogno di E quello. ho bisogno sicuramente di più certezza a livello psicologico, di tranquillità che ho trovato a Parma, che Parma, ragazzi, era una delle sette sorelle, Sì. La Coppa UEFA, noi quell'anno lì vinciamo la Coppa Coppa Italia, Italia, insomma, sì. una squadra di campione. Non credo, insomma, di aver fatto una scelta dove sono sprofondato, anzi, No, 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 però, certo. insomma, io anche lì, vedi, mi sono state messe in bocca da giornalisti delle parole, delle cose, e c'è stato anche un odio nei confronti che è passato con l'Inter. Cioè, io gli anni che andavo a giocare all'Inter c'era tutto San Siro che mi insultava e non ho mai alzato, fatto un gesto, perché ho capito che c'era qualcosa che non andava e non era Certo. il momento di rispondere più che altro. Quindi mi sono preso gli insulti, però come vedi, quando ho smesso sono entrato nelle leggende dell'Inter. I tifosi interisti comunque mi ricordano con affetto, perché insomma me lo scrivono spesso, e quindi vedi col tempo, però vedi anche lì purtroppo l'ignoranza di certi giornalisti. Vedi, l'ha detto anche Gollini, giusto? In questi Sì. giorni, che ce l'aveva con un giornalista che Sì. racconta, sai, il giornalista ha il potere di scrivere quello che vuole, vero o falso. Una volta che la bomba, a me non sempre, È la bomba lanciata. è lanciata. Poi è È difficile, quasi, inut certo. è quasi inutile fare una smentita, perché se Sì, fai sì, una sì. smentita vuol dire che non hai la coscienza così pulita, hai capito? Ciao Andrea. E quindi, sai, tante volte ho lasciato stare. Poi, sinceramente, la mia fortuna è che non ho mai dato peso a queste cose qua. Poi, magari avrei dovuto dare più peso o affrontare per chiudere per questa cosa della piscina, che questa è una. Sì, no, Guarda, questo no, ma è. solo il pensiero mio di stare davanti alla mia piscina vuota, che non è mai stata vuota da quando ho la casa, Sì, e di infatti. dire mi tuffo di testa in una piscina vuota, solo il pensiero di pensare che qualcuno lo pensa così, Sì, cioè, ti fa io l'ho venire fuori di provata, testa. e purtroppo c'è gente che ci ha creduto. Io Certo. guarda, tuttora, ogni tanto adesso, perché io mi sono anche esposto. Qualcuno dice, ma è vero sta storia della piscina? Ragazzi, io non so, i portieri sono matti, ma non No, fin no, no, non fino a quel a punto. questo punto da buttarsi in una piscina vuota, ecco. Perché c'è sta leggenda, Seba? Perché siete sempre soli? Perché siete diversi? No, perché noi andiamo con la testa dove gli altri vanno con i piedi. In tutti i sensi, dici. Eh certo, nell'uscita bassa noi ci dobbiamo andare con la testa, i giocatori ci arrivano con i piedi, ma il portiere è matto, il portiere è matto, non vuol dire che fuori dal campo fa tutte le cavolate peggiori al mondo. No, il Certo. portiere è matto è quello che magari ha meno paura, c'è un'uscita, c'è uno con. Boom, io ci ho lasciato le ginocchia per dire, perché bisogna andare, e sono andato, ma non rimpiango niente. Sì, qualcuno si scusa addirittura per la smentita, no, della piscina, però è chiaro, è una leggenda che è rimasta Ma sì, purtroppo, no? ragazzi, no, guarda, anche quelli che l'hanno pensata alla fine, non ce l'ho con voi, ragazzi, Certo. ce l'ho con chi l'ha scritta con questa cosa qua, e so anche il giornalista, lo so perché lo Ma conosco, non e quindi tiriamo. no, ma non li voglio neanche dare importanza, figuriamoci, figuriamoci. Seba, una delle domande che ti facevano prima, siccome oggi è postato questa bellissima parata, no, su Ibra in uno stadio pieno, c'è una tifoseria, le tifoserie avversarie che ti hanno più colpito, gli stadi che ti hanno più colpito da avversario? Da avversario ti ho detto San Siro, perché penso che tanta gente veniva per insultare me, ma Eh? non c'era cattiveria, come ti ho detto, c'era questa delusione probabilmente di aver lasciato senza una spiegazione. E probabilmente sono state le mie partite più belle, Più tra bello, l'altro, perché io dicevo dentro disattavi. di me, cazzarola, mi insultate, guarda, oggi vi faccio vedere. Guarda, c'è un aneddoto divertente, stadi belli, ho giocato in tutti gli stadi più belli del mondo, ti ho visto in piscina, tutto vero, io c'ero, guarda, la vedo dura, guarda, pochissima gente può dire di essere venuta a casa mia, quindi
Mi dispiace, ma Simo, niente. allora, se tu dici che tu c'eri, che è vero, probabilmente non sono stato, non ero io, era un altro. No, stavo parlando del tifo. Sì, sugli stati dicevi c'è un aneddoto. Ah sì, da, scusa, quell'aneddoto. Andavo a giocare contro il Cagliari a Cagliari, ti giuro, c'era uno dal riscaldamento. Io penso che faceva anche il giro nell'intervallo, si metteva dietro di me, mi insultava dall'inizio alla fine. Cosa fai tu? No, ma mi faceva, no, ma lo so che scherzate, ragazzi, ma mi faceva anche ridere quando facevo riscaldamento, era un accanimento. Boh, 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 boh. Io giravo, mi giravo e dicevo, ma addirittura, e ridevo, cioè, guarda, mi ricordo che mi faceva anche ridere e probabilmente cambiavo, nell'intervallo, secondo me lui, perché ricevevo gli Pure. insulti anche di là. Però tu cosa Sì, fai? sì. Rispondi o non rispondi? Lasci No, perdere? raramente, perché, però qualche volta mi è capitato, in questo caso probabilmente per dire, quando avevamo segnato mi sono girato verso lì per dire, oh, hai visto o no? E ovviamente lì prendo altre, ancora più insulti, però come ti ho detto, la risposta la dai sul campo con i tifosi dell'Inter in quel periodo lì, Certo. no, e poi non mi sarei mai azzardato perché comunque sono arrivato in Italia grazie all'Inter. Io sono sempre stato riconoscente, probabilmente Certo. in quegli anni lì non l'ho detto perché non volevo parlare. E poi mi hanno messo in bocca, ah, Frey va via dall'Inter per giocare la Champions e questo e quell'altro. Certo. A Parma abbiamo fatto il preliminare e ok, e va bene. Ragazzi, ma all'Inter ho giocato con Ronaldo, Sì. con Baggio. Questo penso che equivale a tanti trofei per qualcuno, giocare Assolutamente. questi campioni. Parlavi prima di un rapporto, no, con la tifoseria stretta. Questo tipo di rapporto lo si ingaggia anche con l'attaccante avversario quando ti sfida, quel senso di sfida, no? Hai visto il L'avevo video di Ibrahimovic oggi? mi è venuto in mente da quello, che poi Ma c'è anche una certa complicità, no? sai quanti video ho già messo, poi sicuramente li rimetterò in questi giorni, così almeno vedrete. Quando c'è questa sfida tra attaccante e portiere, quando uno, in questo caso l'ho vinta io, ma vedi Ibra, cioè, non Sì. dico Però sconsolato, ma viene lì a darmi la pacca e ti dai sì, certo. mi dice, cazzo, sei stato in quel momento più bravo te. Ma ho tanti video belli con Ibra da questo punto di vista, che lui è stato sempre leale. Poi mi ha fatto anche dei gol, Ibra, Certo. cioè me ne ha segnati anche, però quando c'è questa sfida leale è bello perché c'è rispetto e quindi c'è voglia di fare ancora meglio per ottenere la pacca di un avversario, è la cosa più bella. Vero, vuol dire che c'è il rispetto reciproco, no? Quella complicità anche tra avversari. C'è Giulia che dice canta il tuo coro, cara Giulia, devi cantarlo te. L'ha scritto chiunque, quindi. Ma ed Ibra invece, dai, te la posso non fare una domanda. A proposito di giocatori che non riescono a smettere, lui. Perché te una donna fa questa domanda, dal nome presumo che sia una donna, fa questa domanda e tu la tiri. Vabbè, non c'è problema, parliamo di Ma Ibra. Ibra, vuoi ragazzi, andare con Ibra. Ibra o vuoi andare col coro? No, il coro, no, il coro le devo cantare, ti devo mandare delle storie o mandarvi delle storie che le cantano. E Ok, poi allora riprenderò la storia. No, mandate in chat tutto a Seba. Ibra è un fenomeno, Ibra è un campione. Ibra penso che ha una personalità che in pochi o nessuno ha nel mondo del calcio oggi. Ed è quello che fa che alla sua età riesce ancora a fare la differenza perché cioè, veramente io ammiro molto la sua cattiveria agonistica e la sua personalità. Quindi dici lunga vita ancora Ibra, questo Me lo rinnovo. auguro, ma Ibra, guarda, allora facciamoci due domande. Ibra, da quando è arrivato al Milan, il Milan è cambiato. Sì. Ibra, il Milan al giorno di oggi per me non può fare a meno di Ibra. Lo Finché sapevo. non tornano a livelli alti, con delle garanzie, con una squadra da campioni top player, Ibra è fondamentale.
C'è chi dice addirittura unica cosa positiva del lockdown erano le tue dirette. Frey, sono un ragazzo di Giulia, cantala tu. Perché? Perché, aspetta, perché fa vedere? Perché prima Perché... Giulia ti ha chiesto di cantarla e tu le hai detto di mandare il video. Oh, io non punto la ragazza degli altri, stai tranquillo. Allora, scusa, non canta Giulia, cantala tu. Brava. A me va bene uguale. Seba è pacifico, è pacifico. Infatti, più forte del campo. Ok, Ibrahimo squadra a differenza di CR7. Veramente così, Seba? Sì, Vero? allora non so, no, non c'è un però, non so, sicuramente Ibra ha dimostrato di più di essere un leader di squadra, oltre alla qualità individuale. Cristiano Ronaldo, soprattutto adesso, vedo dei segnali in effetti, insomma, come posso dirti, non voglio neanche dire negativi perché, insomma, dopo la Certo, carriera... però ci sono le conduzioni per la rottura, cioè finita qua. Sicuramente potrebbe esserci una rottura, potrebbe esserci una rottura, Ecco, ma perché le beh, statistiche parlano chiaro, anche certo. quest'anno Cristiano Ronaldo ha messo quanti? 25, quanti gol ha Sì? fatto? 25, mi sembra. 25 gol, insomma sono statistiche enormi al giorno di oggi, e nonostante quello, vedi, ci sono delle cose che fanno che, cioè, sai... Quando tutto va bene, non ci sono problemi, nascondi o i problemi non li vedi. Adesso che la Juve quest'anno tante cose non stanno andando bene, vedi queste cose qua, vedi che magari Cristiano in certi episodi è stato un po' egoista, nel senso ha pensato a sé o non ha pensato magari da sacrificarsi per la squadra, in quel senso io lo dico. Hai Ecco, ad capito? esempio, un Ma giocatore che magari non si fa neanche convocare se non è al top quando ci sono le trasferte magari meno esaltanti, no? In un paio di occasioni addirittura non è stato convocato neanche con la squadra e la Juve poi ha fatto fatica. Queste Ma cose qua allora, disuniscono un po'. ti posso dire, quello non ci credo perché Cristiano, penso che non lo conosco personalmente, ma Certo. da quello che mi hanno detto dei compagni suoi, di chi lo frequenta, Cristiano è malato di record, quindi se fosse per lui non Sempre salterebbe neanche presente. una partita perché lui vuole avere tutti i record. Lui, per Sì. quello che ti dico, magari... Al posto di cercare un record individuale, secondo me dovrebbe dar più segnali Certo. di sacrificarsi di più per la squadra in questo momento, hai capito? Ma nulla a togliere per la carriera, insomma, di uno, 3, 4, 5 pallone d'oro ha vinto. Eh sì, Cioè, ragazzi, sicuramente no, ma insieme a Messi hanno segnato la sì, generazione. loro due hanno una generazione di più di 10 anni che a loro due, insomma, sono stati i re di quegli anni lì. Una delle domande che ti ripongono è quella di Anfield. Ne abbiamo già parlato della sfida di Anfield, ma quello è lo stadio che ti ha creato più brividi dentro, proprio la sensazione di No, entrare. No? Everton, perché allora, Ok. lì Liverpool c'è la storia, c'è il coro You Will Never Walk Alone, Certo. quindi è bello viverla questa cosa qua, in più quando vinci, Quando fai la storia. ragazzi, rifarò un video quando, per il mio vino dove ballo ancora, ma quel ballo Allora lì era per attendiamo. Roberto. Era per Roberto Carlos che ha ripreso il video, anche lui era piegato, hai capito? No, ma era ogni tanto delle cose spensierate e divertenti, bisogna farle. Tornare, sì, Giusto. esatto, era Everton, perché ti spiego, Everton, noi siamo arrivati a far riscaldamento, lo stadio era ma completamente vuoto. Guarda, infatti io stupito sono andato a far riscaldamento. Non c'era un rumore, i tifosi non ce n'erano. Ho detto, ma perché noi avevamo vinto 2-0 in casa? Io ho detto tra me e me, ciao Luigi! Luigi è il fratello di Fabio Cordella. Sì, del vino. Sei arrivato tardi, Luigi. Abbiamo già parlato del vino, dei progetti, tutto. Dove potremmo comprare il tuo vino? Cara Mara, se mi segui sui social ti faremo l'annuncio e poi ti spiegheremo tutto.
Perfetto, noi attendiamo allora l'annuncio del 10. Ecco, per tornare a Everton, insomma, c'è riscaldamento. Io dicevo, tra me e me si sono già rassegnati questo, stranamente. 2-2 la Roma. 2-2 Cavani, intanto. Vabbè. Però, Seba, scusa. Io rientro negli spogliatoi, ci andiamo a cambiare così. E poi, ovviamente, sai, c'è l'appello, i numeri, i tacchetti, le cagate, questo, quell'altro. Sì. E poi entriamo nel sottopassaggio e arriviamo in campo. Stadio pieno, non c'era un posto libero, hanno cantato, ma una bolgia, eppure lo stadio era più piccolo di quello del Liverpool. Certo. Io sono entrato, ma ti dico, ho avuto i brividi. Cioè, ho avuto i brividi e da lì siamo stati bersagliati per 120 minuti praticamente. È stata un'emozione. E io dicevo, aiuto, ma quando finisce questa partita? Quando finisce? E poi siamo arrivati ai calci di rigori. Sai, per un portiere, nonostante la partita dove ho fatto un sacco di interventi anche, ma arrivare lì e parare il rigore, tra virgolette, decisivo, poi i miei tiratori della mia squadra hanno tirato 5 rigori perfetti. Cioè, dall'altra parte c'era un certo Tim Howard, internazionale... statunitense, cioè, hai capito? E l'hanno sempre mandato fuori rotta, cioè proprio all'opposto, rigori favolosi, hai capito? No, bella esperienza, guarda, un'esperienza molto bella. C'è chi dice lì l'hai vinta tu, insomma, per un portiere, no, poi deciderla, essere così decisivo in quel momento nei rigori, penso sia fantastico. Io, allora, ci sono tante partite dove sono stato eletto migliore in campo. In nessuna di queste partite ho pensato di aver vinto da solo, perché sapevo che in determinati momenti ho avuto il sostegno, l'appoggio, l'aiuto dei miei compagni. E sono le cose belle quando vinci una partita, che i tuoi compagni vengono da te, è bello, perché lì in quel momento senti quell'unione, soprattutto con i miei difensori, sai? I miei difensori avevamo un bel legame, un bel rapporto, e insomma, poi vedi, ma anche il ovunque sono stato, insomma, ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori. Seba, ma invece il calcio francese, siccome ti chiedevano prima anche giocatori francesi, portieri francesi, che stanno facendo molto bene, c'era prima Lafont, che purtroppo in Italia abbiamo apprezzato fino a un certo punto, perché era ancora in una fase di crescita. Chi ci sottolinei come nome che magari possiamo vedere prossimamente? Dove? Nel Milan, per esempio? Bravo, ce n'è uno che sta arrivando, dicono. E per me il miglior portiere francese di questo campionato, sicuro, ma sicuramente uno dei portieri in Francia che mi piace di più in assoluto. Vero? E allora vedremo se poi, secondo te, andrà veramente al posto di Donnarumma? Sai, se lo prendono, comunque lui adesso in una fase che nel giro della nazionale, io credo che Maignan, non credo che venga al Milan per far da secondo, hai capito? Sai, anche il Milan, penso che se Gigio non prende una posizione, a un certo punto il Milan dovrà prendere una posizione, perché se no non puoi andare avanti. E ovviamente se vedi che il Milan sta già pensando da coprirsi le spalle, non so se sono segnali molto belli per insomma, il futuro di Donnarumma col Milan. Ecco, c'è sempre stata l'idea, no? Soprattutto quando l'Italia era veramente campionato top del top, che quello francese avesse meno fascino. Negli ultimi assolutamente. Anni... Assolutamente. Ma è così? Assolutamente sì. Però avete una nazionale con tanti talenti, quindi ciò significa certo, che e dove giocano tutti questi talenti? In Italia, in Spagna, in Inghilterra, però, in Germania. Esatto, io volevo arrivare a quel punto. Secondo te in Italia c'è qualche errore allora nei settori giovanili? Perché da qualche parte il problema ci sarà. Perché in Italia? In Italia io vedo finalmente adesso una nazionale che è tornata competitiva. Con sicuramente un po' di meriti se li deve prendere anche Mancini, certo, perché insomma sta facendo un grande lavoro, ma io vedo una generazione che sicuramente
se non è questo europeo, sarà il mondiale, tornerà ad essere tra le favorite. Io è quello che vedo da fuori. Sei fiducioso quindi per l'Italia, dici che potrà Sì, tornare. assolutamente sì. Ciao, mi salutano da Ormea. Ciao. Va bene, Seba, io direi che ti ho tenuto anche di più del previsto, ma mi ha fatto molto piacere un po' fare due chiacchiere Abbiamo con te. perso del tempo con la storia della piscina. È vero, è vero. Vabbè, ma ci sta. Seba, io spero veramente di venirti a trovare lì a Nizza perché voglio raccontare insieme a te la tua storia, quindi vedremo se riusciamo a organizzare queste belle riprese perché hai una storia Beh, alle dillo spalle questa di... cosa qua di quello che stai facendo, perché anche abbiamo fatto la diretta, che vorresti venire a fare un documentario Sì. su di me, sulla mia carriera, sul mio percorso, e spostarti in Francia, venire a vedere dove sono cresciuto Io calcisticamente. te l'ho detto, ti Io vorrei portare a Cannes perché lì è nato un po' tutto, quindi guarda, se c'è l'occasione io prendo e veniamo lì con la troupe. Ti aspetto molto volentieri, poi sarà sicuramente il primo ad entrare così profondo nella mia carriera, quindi sarebbe una bella cosa. Io Non vedo l'ora, devo dai, organizzare allora... una giornata di riprese con te a Nizza. Sì, lei è quella che coordina tutto quanto, per cui... Mara, molto volentieri. Nizza, Cannes, Ci sarà da bere poi, quindi ci va sarà da bene. bere. Guarda, noi siamo lì per quello. Se va, veramente, grazie mille. E noi ci Grazie a sentiamo voi. presto. Ti ringrazio per questa bella chiacchierata questa sera. Dai, Va bene, grazie a tutti voi. a presto, Seba. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.